Ciao a tutti. Io ho sempre ritenuto che i grandi sindacati in Italia fossero responsabili della perdita dei diritti dei lavoratori quanto i principali partiti politici. Questo perché ho sempre visto, anche quando ho fatto il parlamentare, delle strane relazioni tra grandi sindacalisti e partiti politici. Vi faccio alcuni nomi: Sergio D'Antoni, Savino Pezzotta, Mauro Nobilia, Stefano Cetica, Renata Polverini, Sergio Cofferati, ma ce ne sono tanti altri. Tutti grandi sindacalisti che hanno fatto magicamente carriera politica, appunto, grazie ai partiti, o comunque grazie ai partiti hanno ottenuto incarichi politici molto importanti. E oggi è arrivata anche la Camusso. Io ne ero convinto e l'ho anche detto più volte, questo perché la vedevo debole, vedevo che non faceva le barricate contro le porcherie approvate dal Partito Democratico quando avrebbe dovuto farle. E ho sempre pensato che sotto sotto le interessasse la carriera politica al termine del lavoro nel sindacato. Io detesto i sindacalisti che utilizzano il sindacato come trampolino di lancio per arrivare a partiti politici, anche perché c'è sempre il dubbio appunto che una loro eccessiva passività davanti appunto alle schifezze approvate dai partiti possa essere, come dire, un conflitto di interesse in un certo senso. Guardate questi due video, perché si tratta di due video di dichiarazioni che ho fatto 5 anni fa. La prima, ero in piazza, ebbi una discussione con un giovane sindacalista della CGIL, una brava persona, e a lui gli dissi: scommettiamo che la Camusso tra qualche anno finirà in Parlamento con il Partito Democratico. E poi lo dissi anche in televisione dall'Annunziata, sempre nel 2017, quindi sono passati 5 anni. Perché ne ero convinto. Oggi la Camusso dice: sarò indipendente nel PD per portare avanti le battaglie della CGIL. Quali battaglie? Quelle che non ha portato avanti quando era segretario generale della CGIL? Perché probabilmente, questo è quello che io ho sempre pensato, ma oggi i fatti mi danno ragione, lei appunto pensasse già ad una carriera politica grazie al Partito Democratico, perché 5 anni in Parlamento ben pagati, 12.000-13.000 euro al mese, più un sostanzioso TFR da 43.000 euro, lo stesso che senz'altro non si può dire che riguardi i lavoratori che lei ha difeso o fatto finta di difendere per tanti anni. Questa è la realtà, vi invito a vedere questi due video, perché ci sono persone in Italia che certe cose le dicono, che quando le hanno affermate in passato, io ho ricevuto tanti attacchi e tante critiche per questo, ma era un dovere raccontare determinate cose, fare determinate battaglie, combattere anche contro i conflitti di interesse tra sindacati e politica. Io voglio che i sindacalisti facciano i sindacalisti, non che facciano i politici. Una battuta davanti a col diretti per dire qua non si tratta di parlare, neanche parlo, sto qui in piazza e neanche vado a parlare. Nessuno non ce l'ho con chi è della CGIL, ce l'ho con i sindacalisti, no? Facciamo una scommessa. Noi non siamo con i pezzi, ma non me ne frega niente del tuo voto, a me non me ne frega niente. Facciamo una scommessa, tra qualche anno, come vedete, sta la CGIL, sta la Camusso, il Parlamento del Partito Democratico, facciamo sta scommessa. Però se tra qualche anno è così, come chi era l'altro, Cofferati, pure lei mi chiede scusa. I grandi sindacati sono responsabili della distruzione dell'Italia come i partiti politici, perché per me la grande dirigenza della CGIL è stracollegata al Partito Democratico, tant'è vero che gli ultimi segretari della CGIL sono finiti dritti dritti Ma lei è posti in sicuro che per Parlamento. esempio... È sempre stata una battaglia, ma non perché non pensiamo che il sindacato appunto sia importante, è importantissimo, ma hanno smesso da anni di difendere gli interessi dei lavoratori, interessi sempre o dei potenti o dei partiti di turno, tant'è vero, finiscono direttamente in Parlamento e voglio vedere se la Camusso non sarà candidata in Quindi futuro sul con il Partito Democratico. sindacato... Ma